Liborio Stupia è il nuovo rettore dell'università, Gabriele D'Annunzio. Succede a Sergio Caputi, che resterà in carica sino a giugno. Con 539 suffragi, il direttore del laboratorio di genetica molecolare, in prima linea nella delicata fase Covid, ha prevalso sullo sfidante Paolo Fusero, che ha ottenuto 180 voti. 1035 le schede scrutinate su 1139 aventi diritto. Ricordiamo, voto pieno riservato solo ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai ricercatori a tempo indeterminato e ai 28 studenti della consulta studentesca. I ricercatori a tempo determinato, il personale tecnico e amministrativo e i collaboratori linguistici hanno espresso invece la loro preferenza col sistema ponderato. Così il neo rettore Liborio Stupia assumerà ufficialmente l'incarico nel mese di giugno e il suo antagonista Paolo Fusero. Emozionato? La sincerità? Ovviamente sì, ovviamente sì. Ripeto, io ci ho fatto tutta la mia vita qua dentro, dal 79, che ogni giorno, tranne i sabati, no, neanche tranne i sabati e le domeniche, perché sotto Covid veramente ogni giorno ho passato la maggior parte della mia vita qui, per cui arrivare alla massima carica per me è una responsabilità enorme, è un'emozione fortissima. Ormai si comincia già a lavorare, insomma è un incarico prestigioso questo. Quali sono le priorità? Le priorità sono tantissime, abbiamo un problema per esempio di mettere a punto i consumi energetici, dobbiamo rafforzare il personale amministrativo, dobbiamo ripartire a pieno ritmo con la didattica, i nostri studenti sono studenti che sono venuti da anni di didattica a distanza nei licei e dobbiamo accompagnarli in questo nuovo percorso, questa apertura che può dare loro delle vertigini dopo essere stati chiusi in casa per 2 anni. Ci sono tantissime cose da fare, però con gli studenti mi sentirò, li vedo proprio dietro di voi, e loro dovranno essere veramente la nostra stella polare per indicarci il percorso, perché comunque loro sono il punto di riferimento della qualità di un ateneo. Sarà a maggior ragione garante degli studenti. A maggior ragione, l'ho fatto, ripeto, la mia prima carica accademica è stato garante degli studenti, adesso super garante degli studenti. Che situazione ha ereditato, erediterà? Come D'Annunzio una situazione buona, come panorama nazionale e internazionale una situazione preoccupante, quindi ripeto, non per la D'Annunzio, ma il fatto che questo paese abbia disinvestito in cultura e che noi abbiamo il numero di laureati più bassi d'Europa deve farci riflettere. L'università deve ritornare a essere un volano e far capire che il titolo di studio non è un pezzo di carta, ma è un'opportunità in più per essere immessi nel mondo del lavoro ad alti livelli. Purtroppo in questo momento c'è questo messaggio. Quando i ragazzi si dice vi fate soldi su YouTube facendo delle cose, i ragazzi devono diventare dei professionisti, noi dobbiamo aiutarli a diventare professionisti e a fare diventare ambiziosi, ad aver voglia di essere i migliori. Io vorrei un D'Annunzio in cui ci si iscriva per diventare poi i migliori, lo possiamo fare. Quanto hanno inciso crisi energetica e Covid in questi anni? La crisi energetica sul bilancio, in modo, l'ha detto il rettore, 15-20 milioni di euro, una cosa mostruosa. Il Covid ha fatto chiudere tutto e quindi in realtà ha fatto sospendere quello che è l'esercizio normale di un'università. Adesso il campus si ripopolerà, dovremo trovare delle strutture anche ricreative per gli studenti, noi siamo rimasti senza bar, a Pescara lo stesso bisognerà incentivare gli spazi per gli studenti. C'è tantissimo da fare, però ripeto, non perché ci siano state lacune precedenti, ma perché comunque il Covid ha bloccato per 2 anni e mezzo tutte le attività e quindi adesso bisognerà. La parola ripartire è stata molto abusata e a me dà un pochettino fastidio, però resettare e ricominciare da capo. Possiamo sintetizzare così e concludere, il bello deve ancora venire. Io spero proprio di sì, perché se dovesse venire il peggio sarei molto preoccupato, quindi spero che il bello debba ancora venire. Fusero, stato d'animo? No, sono molto contento, sono soddisfatto, diciamo, della campagna elettorale, come avete visto grande fair play, noi ritorniamo a essere professori, non è che dobbiamo andare all'opposizione, assolutamente, quindi io sono assolutamente tranquillo in questo, sono contento per Rino, certo se avessi vinto io sarei stato più contento, ma questo non significa che abbia molta fiducia e sia assolutamente tranquillo per quello che può essere il futuro della nostra università. Anche perché l'obiettivo comune è la crescita dell'Ateneo. La crescita dell'Ateneo, io aggiungo del territorio, perché non può crescere l'Ateneo se non ha un territorio, diciamo, competitivo e naturalmente viceversa. Quindi io mi auspico veramente che le città di Chieti e la città di Pescara continuino a fare un rapporto, ad avere un rapporto sinergico con l'università, perché l'università è una delle aziende più importanti del territorio e può
dare un contributo maggiore, secondo me, di quello che ha dato fino ad oggi.